Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vi voglio spiegare come cambiare la versione interna di una persona specifica affinché si manifesti in maniera più favorevole a voi sul piano reale. E questa tecnica la potete utilizzare con chiunque, si può trattare di una persona con la quale voi siete in una relazione d'amore che è già stabile e volete che questa relazione continui a funzionare, continui a migliorare. Si può trattare di un ex che voi volete far ritornare nella vostra vita e volete che cambi atteggiamento verso di voi. Si può trattare di un familiare, di un amico, di un cliente, di persone con cui vi trovate a lavorare. Insomma, la potete utilizzare con chiunque. Però per non creare confusione, io mi concentrerò su come cambiare la versione specifica di un ex, d'accordo? Perché se no mi tocca specificare ogni volta per ogni singolo tipo di rapporto. Considerate che questa tecnica la potete adottare veramente con chiunque. Per chi è nuovo riguardo questa materia, consiglio di andare a vedere il primo video che ho fatto in cui spiego perché è possibile cambiare la maniera con cui una persona si presenta a noi, per non ripetere una serie di cose perché altrimenti questo video diventerebbe lunghissimo. Innanzitutto voglio fare una grande premessa. Queste tecniche che io vi sto per dare possono essere utilizzate da chiunque. Non è che qualcuno ha un'energia più potente dell'altra o qualcuno è più sveglio rispetto all'altro, perché tutti manifestiamo tutto il tempo, d'accordo? Quindi non è che qualcuno lo può fare mentre un altro no. Noi manifestiamo sempre, tutto il tempo, anche come le altre persone si comportano con noi. Le influenziamo così come loro influenzano noi. Per cui voglio fare questa premessa. Però voi dovete credere che sia possibile influenzare in maniera cosciente una persona, perché se non avete fiducia in questo processo di manifestazione, allora create resistenza e quindi potete bloccare il risultato. Quindi una delle cose più importanti è avere fiducia. Inoltre, un'altra cosa, serve persistenza, per cui questo è un processo che richiede pazienza. Se siete delle persone impazienti, potreste avere dei problemi. Per cui dovete cercare di sviluppare quest'arte della pazienza e serve molta determinazione e molta forza. Vi dovete focalizzare sul vostro obiettivo perché vi dico che durante questo percorso ci saranno dei momenti in cui vorrete arrendervi oppure ancora potreste fare, tra virgolette, dei passi indietro perché vi focalizzate su delle cose che sono negative e rischiate di entrare nel vortice che scende verso il basso. Attenzione a questo, perché più voi vi focalizzate su una cosa e più quella si espande. Quindi se vi focalizzate su un aspetto negativo, c'è il pericolo che quella cosa si manifesti ancora di più. Quindi è necessaria una buona disciplina. Però vi dico una cosa, questi esercizi che io vi sto per dare vi rafforzeranno tantissimo a livello mentale, vi aiuteranno a migliorare la concezione di voi stessi e miglioreranno la vostra vita in generale, per cui è positivo. L'importante è non scendere nell'ossessione nei confronti di una persona specifica. L'importante è soprattutto focalizzarsi su di sé, perché quello che vi voglio far capire è che qui non si tratta tanto di cambiare una persona. Quello che voi dovete fare è cambiare la prospettiva che voi avete di questa persona, la percezione che voi avete di lei. Il cambiamento si fa dentro di voi, voi cambiate la storia che vi raccontate di questa persona e questa persona si deve conformare. Il motivo per cui questo succede è perché la realtà è il riflesso di quello che noi crediamo essere vero, a livello inconscio soprattutto, e anche a livello conscio. Quindi si tratta di andare a riprogrammare soprattutto l'inconscio, oltre che il conscio, che è molto più semplice da riprogrammare. E se non avete visto il video su come riprogrammare la mente, vi consiglio di andarlo a vedere. In ogni caso, toccherò alcuni punti di quel video perché sono fondamentali per cambiare la versione di una persona specifica. Quindi iniziamo subito. La prima cosa fondamentale è che voi crediate che questo sia possibile. Quindi vi sconsiglio di seguire qualsiasi persona che dica il contrario. Appena sentite qualcuno che contraddice questo,
lasciate perdere quella persona. Se si tratta di un video, chiudetelo. Se si tratta di una persona, cambiate argomento. Un consiglio che vi do quando voi volete manifestare una persona, non ditelo ad altri, perché gli altri non lo capiranno nella maggioranza dei casi. Tenetevi le cose per voi. Inoltre, quando parlate agli amici, ai familiari o a chi che sia, insomma, di questa persona, non vi lamentate, perché è molto facile quando si sta, per esempio, con gli amici, lamentarsi dell'ex o lamentarsi di una persona specifica in generale. Però quello che poi fate è praticamente andare ad amplificare il problema che c'è, d'accordo? Quello che voi state fondamentalmente manifestando e magari quelle persone vi condizioneranno anche. Per cui il consiglio che vi do, volete manifestare questa persona, tenetevelo dentro di voi. E quando vi troverete a parlare di questa persona ad altri, cercate di parlare in maniera positiva. Questo è il consiglio che vi do. Una cosa fondamentale è andare a lavorare sulle ferite interiori se volete cambiare la versione di una persona specifica. Non è fondamentale per manifestare, perché voi comunque potete manifestare anche in presenza di ferite interiori, lo fate già tutto il tempo, però il motivo per cui io tendo a stressare molto su questo concetto è perché quando voi ritornerete con questa persona, se avete ancora la paura di abbandono, la paura del tradimento, oppure la paura di essere ingannati o non so, quello che si può verificare è che attrarrete da capo questi eventi. Per cui se potete fare il processo di completamento, come vi ho già spiegato nel video su come riprogrammare la mente, è meglio. Se non vi ricordate degli eventi negativi della vostra infanzia su cui fare il processo di completamento, in quel caso potete utilizzare la tecnica di conforto del bambino interiore che vi ho sempre spiegato nel video sulla riprogrammazione della mente. E quel tipo di tecnica si utilizza quando emerge la ferita. Se invece vi ricordate le memorie dell'infanzia, fate tutte e due perché più fate e meglio è. Questo è il consiglio che vi do. Alcuni di voi potrebbero chiedersi: devo prima lavorare su queste cose, prima di manifestare la persona specifica? Sta a voi, onestamente, voi potete fare entrambe le cose nella stessa giornata, cioè nel senso potreste dedicare del tempo sulle ferite interiori e poi altro tempo per manifestare la persona specifica. Quindi non è che dovete prima risolvere quello e poi fare l'altro, potete fare benissimo le cose nella stessa giornata o negli stessi giorni, anche perché risolvere una ferita interiore non è che si fa in una giornata, molte volte vorrebbe richiedere più tempo. Un'altra cosa fondamentale è andare a ripetere delle affermazioni positive tutti i giorni e io consiglio di farlo la mattina, il pomeriggio e la sera affinché voi possiate avere una copertura per tutta la giornata per almeno un periodo di 21 giorni, perché ci vogliono 21 giorni per formare un'abitudine. Quindi questo significa che dopo che passano questi 21 giorni, la vostra mente in automatico crederà queste cose e le avrà assimilate. Quello che voi dovete fare è innanzitutto fare una lista di affermazioni positive su voi stessi, perché la realtà è un riflesso di quello che voi avete dentro, per cui dovete andare a rafforzare il vostro self-concept, ossia il concetto di voi stessi. Voi dovete sentire, credere, e dovete letteralmente incarnare quelle affermazioni positive che riguardano la bellezza esteriore, la bellezza interiore, riguardano l'intelligenza, la bellezza d'animo e tante altre cose. Adesso vi do degli esempi su come impostare le affermazioni positive su voi stessi. Potete iniziare con la frase io sono. E poi ci mettete le qualità che voi volete rafforzare in voi. Ad esempio, io sono bella, io sono intelligente, io sono saggia, io sono profonda. Oppure ancora, io sono simpatica, io sono attraente, io sono sexy. Altre frasi potrebbero essere, ad esempio, io ho valore, io ho importanza. Oppure ancora, io ho abbondanza. Oppure io attraggo l'amore, io attraggo abbondanza nella mia vita, io attraggo relazioni sane, io attraggo una relazione d'amore sana con puntini puntini, nome della persona specifica. Io sono capace di attrarre una relazione sana con la persona specifica, mettete il nome di quella persona.
io sono capace di manifestare questa persona, io sono capace di far innamorare questa persona, io ho il potere di creare la realtà, io ho il potere di manifestare questa persona nella mia vita, io ho il potere di far innamorare questa persona di me, io ho il potere di far funzionare la relazione con questa persona. Quindi tutte queste affermazioni che vi sto dicendo servono per rafforzare il concetto che voi avete di voi stessi e capire che il potere è dentro di voi e non è all'infuori di voi. Altre frasi potrebbero essere: io merito l'amore, merito il rispetto, merito ricevere attenzioni continue dalla mia persona specifica, ci mettete il nome, merito ricevere un interesse continuo da parte di questa persona. Io merito avere una relazione stabile, io merito essere felice in amore. Insomma, siete voi a dover scegliere che cos'è che meritate. Io vi sto dando degli esempi e veramente ci sono tantissime cose che voi potete scrivere e queste affermazioni le ripetete appunto per almeno 3 volte al giorno. Poi se volete fare di meno va bene pure, però il discorso è che voi dovete avere una buona copertura per tutto il resto della giornata, perché qui si tratta di andare a riprogrammare la vostra mente e lo fate per un periodo di 21 giorni almeno. Poi successivamente potete fare del mantenimento, quindi le ripetete magari ogni tanto e non tutti i giorni. Però il discorso è che a furia di ripeterle, la vostra mente penserà che questo sia vero, quindi non importa che voi ci crediate o meno, anche se quello che io consiglio sempre è di fare delle affermazioni che siano realistiche, perché in questo modo la vostra mente le assimila prima e penserà che sia effettivamente possibile. Oltre a queste affermazioni positive, potete fare affermazioni positive che riguardano la vostra persona specifica. Però l'ordine che voi dovete utilizzare è questo qui. Prima fate le affermazioni su di voi, quindi le ripetete a voce alta oppure anche in silenzio, oppure registrate la vostra voce e ve la sentite, come se fosse una sorta di meditazione in pratica. Potete anche scrivere queste affermazioni e appiccicarle da qualche parte, appenderle in modo tale che voi le possiate vedere costantemente. Quindi le ripetete e poi ripetete quelle sulla persona specifica. Prima venite voi e poi viene l'altra persona. È come se fosse una conseguenza. Quella persona è attratta da voi perché voi siete speciali, unici, bellissimi, fantastici, intelligenti, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte le qualità che praticamente avete elencato e che andrete a ripetere. Quindi la vostra mente percepirà come assolutamente naturale che questa persona oppure altre persone vi percepiscano in quella maniera. Però è molto importante che questi concetti entrino dentro di voi. A furia di ripeterli, questo accadrà. Quindi non vi preoccupate se all'inizio potrebbero suonare strani oppure vi potrebbe sembrare strana questa come tecnica. Si tratta di andare a riprogrammare la mente e la nostra mente funziona così, impara per ripetizione. Adesso vi farò degli esempi sulle frasi che riguardano la persona specifica. Potete ad esempio dire: io e la persona specifica stiamo per tornare insieme. E quando parlo di persona specifica dovete metterci il nome della vostra persona. Io e la persona specifica stiamo per tornare insieme. Sento che io e questa persona stiamo per tornare insieme. La mia persona specifica mi pensa tutti i giorni, mi pensa continuamente, è attratta da me, mi desidera, vuole lavorare sul rapporto con me, ha capito di amarmi, ha capito di voler ritornare con me. Questa persona percepisce che sono bellissima, questa persona percepisce che sono meravigliosa, fantastica, percepisce che sono il meglio che possa avere, il meglio che ha mai avuto e così via. Queste sono frasi molto potenti perché ci farete caso quando voi mettete il nome della persona specifica e poi dite: questa persona percepisce che io sono bellissima e magari visualizzate questa cosa, la immaginate, sentite dentro di voi l'emozione di questo. Avvertirete quanto è potente questo tipo di affermazione, così come questa persona mi vede come bellissima, questa persona pensa che io sia il meglio che possa avere. Nel momento in cui voi sentite questo,
Questa persona deve conformarsi perché voi state cambiando le vostre percezioni, state cambiando le vostre aspettative. Voi vi state aspettando che questa persona vi percepisca come il meglio che possa avere, come il meglio che ci sia, che vi percepisca come persone bellissime, fantastiche, meravigliose, dal cuore grande, dall'animo stupendo. Persone intelligenti e poi tutte le qualità che voi volete praticamente mettere quando fate le affermazioni positive. Quindi per fare un attimo una sintesi, prima che vi svelo il grande segreto, voi dovete credere in questa cosa, dovete avere fiducia, dovete andare a lavorare sulle eventuali, anzi sicure, ferite interiori, perché tutti hanno delle ferite interiori. Questo è un consiglio che vi do perché potrebbero emergere dopo. Successivamente o anche contestualmente andate a fare le affermazioni positive su voi stessi, ve le scrivete e sulla persona specifica e l'ordine sarà il seguente: prima le affermazioni su di voi da ripetere e poi ripetete quelle sulla persona specifica. A volte le potete anche unire, ad esempio potete dire io sono bellissima e la persona specifica è attratta da me e ci mettete il nome di questa persona. Mi desidera, mi vuole, mi pensa costantemente, vuole tornare con me, vuole lavorare sul rapporto, vuole far funzionare le cose, ha capito di amarmi, vuole stare soltanto con me, vede soltanto me, vuole soltanto me, mi spia, è ossessionata da me, mi pensa costantemente, sono dentro la sua mente, non può fare a meno di pensare a me. E qualsiasi ostacolo, che sia anche la presenza di un'altra persona, si leverà di mezzo. Perché nel momento in cui voi vi allineate a questo obiettivo, la realtà deve per forza conformarsi. L'unico ostacolo è la resistenza, per cui dovete andare a lavorare sulle resistenze. E le resistenze, vi ho detto nell'altro video, sono dovute ad esempio a un possibile attaccamento oppure ossessione che avete, e la maniera per togliere l'attaccamento è avere fiducia e quindi credere in questo. Inoltre dovete lavorare sulle ferite interiori e sulle aspettative negative mediante le affermazioni positive. C'è una cosa fondamentale, questo è il grande segreto per cambiare la versione di una persona specifica dentro di sé. Voi dovete sintonizzarvi sulla realtà interna più volte al giorno. Dovete ignorare la realtà esterna, perché la realtà esterna è il riflesso di quello che voi avete attratto prima con le vostre insicurezze, le vostre paure, le vostre aspettative negative. Quindi non vi basate sulla realtà esterna per continuare la manifestazione. Alcune persone possono farlo se non si lasciano condizionare troppo. Ad esempio, potete utilizzare la realtà esterna come metro di giudizio. Ad esempio, se notate che questa persona si fa sentire, quindi ci sono delle piccole aperture, è positivo, continuate a persistere nella manifestazione. Però quello che potrebbe succedere è che questa persona tende da capo a ritrarsi, quindi a farsi indietro. E lì è un momento in cui dovete persistere ancora di più, perché se vi focalizzate sul fatto che questa persona è da capo assente, che questa persona ha tolto le attenzioni, rischiate di manifestare ulteriormente quel tipo di realtà. Ecco perché vi dico, dovete essere in grado di ignorare la realtà esterna. È il riflesso di quello che voi avete attratto prima e lo potete cambiare attraendo cose diverse. Il segreto è sintonizzarsi nella realtà interna. Immaginare la persona specifica che vi pensa, che vi desidera, che è attratta da voi. Potete visualizzare delle cose nuove che volete fare con questa persona. Per esempio, potete immaginare di rivederla, potete immaginare di fare l'amore con questa persona. E tra l'altro l'orgasmo è una delle tecniche di manifestazione più potente che ci sia, per cui potete utilizzare anche quel metodo lì. Mi raccomando di immaginare cose che siano a vostro favore, non immaginate cose che possono essere poi umilianti oppure negative, perché tendete a manifestarle nella vita reale.
Di questo argomento poi ne parlerò in un video specifico. Altre cose che voi potete fare è appunto immaginare questa persona utilizzare la musica per manifestare. Quindi sentite delle canzoni di amore, sentite delle canzoni positive, oppure ancora potete utilizzare la musica per voi stessi per sentirvi più sexy, quindi magari davanti allo specchio vi mettete a ballare. Mi raccomando di non sentire canzoni che abbiano dei testi negativi contro gli uomini oppure contro le donne, oppure ancora delle parole che siano negative, quindi fate attenzione a questa cosa. Voi vi dovete sentire nel pieno del vostro potere, più fate questo e meglio è. Vi dovete sintonizzare sulla realtà interna più volte al giorno. Quindi immaginare la vostra persona specifica, ripetere affermazioni positive. Più state dentro la realtà interna e più accelerate gli eventi, specialmente quando sentite le emozioni, perché voi vi state sintonizzando su delle frequenze che sono a voi favorevoli. Un consiglio che vi do è di ripensare ad alcune memorie del passato in cui questa persona è stata molto attratta da voi, vi ha desiderato, vi ha corteggiato. Ritornate a quella sensazione di essere corteggiati, di essere desiderati da questa persona. Ritornate alle sensazioni che voi avete provato e cercate di essere in quell'emozione il più a lungo possibile. Può durare pochi minuti, non fa niente. Entrate in quella frequenza, ridete, sorridete quando questo succede, sentitevi felici. In quel modo voi vi state sintonizzando su quella frequenza specifica e questo poi entrerà in risonanza con la frequenza di quella persona in futuro che si farà da capo risentire e vi farà risperimentare la stessa identica cosa. Il segreto per cambiare quindi la versione di una persona specifica è stare di più dentro la realtà interna piuttosto che curarsi di quello che succede fuori, perché se ci si focalizza su quello che succede fuori si rischia semplicemente di protrarre la situazione che c'è. Quindi se ci sono dei ritardi, voi sperimenterete tutte le ore di ritardi. Entrate nella realtà interna più volte al giorno. Fatelo, ripetete le affermazioni positive, vivete nel vostro mondo interno e fatelo per almeno un periodo di 21 giorni. Perché poi la vostra mente lo farà in automatico. Questa è la cosa bella, cioè non è che voi dovete stare a ripetere affermazioni positive per tutta la vita. E cose varie. Il grande sforzo si fa all'inizio perché poi la mente praticamente integrerà questi concetti senza che ci sia nessuno sforzo da parte vostra e questa cosa diventerà assolutamente naturale. Ed è questa la cosa bella. Così come cambierà in maniera automatica la versione e la storia che voi vi raccontate di quella persona, più voi la cambiate dentro di voi e più lo fate tutti i giorni per un periodo di 21 giorni. E più quella storia diventerà la realtà, quindi diventerà talmente automatica che voi non ci dovete neanche stare a pensare. Un'altra cosa che voglio dire è che si parla molto del concetto di detachment, cioè del distacco dal risultato, ne ho parlato anch'io in alcuni video. Adesso è importante distaccarsi dal risultato, ma in quale misura? Distaccarsi dal risultato non significa che voi non dovete più volere questa persona, fare finta che non ve ne frega niente, distrarvi. È ok distrarsi, lo consiglio se potete farlo, però onestamente, quando voi siete innamorati di una persona ci pensate spesso durante tutta la giornata. Quindi se riuscite a distrarvi, bene, ma se non ci riuscite, quello che voi dovete fare è cercare di sintonizzarvi sulla vostra realtà interna il più possibile. E lasciate perdere il concetto del distacco. Il distacco in questo caso significa distaccarsi dal pensiero che questo non succeda. Voi invece dovete focalizzarvi sul fatto che succede, dovete avere fiducia. E è molto meglio continuare a sintonizzarsi sulla realtà interna piuttosto che cercare di distrarsi il più possibile, perché molte volte quando si rigetta un pensiero non si fa altro che attrarlo. Quindi vi dovete assicurare che quando pensate a quella persona, pensate in maniera positiva. Questa è la dieta mentale, significa non intrattenere pensieri negativi. Quando la vostra mente inizia ad avere un pensiero negativo, beccatela, fermatela e dite no, non è vero e sostituite subito con un pensiero positivo.
Questo è quello che voi dovete fare e si chiama dieta mentale perché è come se fosse una vera e propria dieta. Qui si tratta di avere una disciplina, si tratta di essere in grado di controllarsi. È vero che è impossibile controllare tutti i pensieri che ci sono, però è possibile saper gestire le proprie emozioni, perché a volte ci sono dei pensieri che portano delle emozioni negative e li potete notare subito. Se c'è un'emozione negativa, non dovete rigettarla, la dovete validare, quindi la dovete sperimentare, ma non alimentare. Quindi onorate quell'emozione, state presenti con quell'emozione, però successivamente dite l'affermazione positiva e così continuate nel resto della giornata. Non focalizzate la vostra attenzione su qualcosa che è negativo. Praticamente questo è quello che dovete fare e vi dico, la vostra persona specifica si farà risentire nei momenti in cui scomparirà, perché questo è assolutamente normale che succeda, perché il processo non è immediato, per alcuni potrebbe esserlo se c'è un'assenza di resistenza e questo è fantastico per voi, per altri invece potrebbe essere ancora più lunga la cosa perché magari questa è anche la maniera con cui voi vedete quella persona, cioè la vedete insicura, la vedete instabile, la vedete inconsistente. Quando quella persona ha degli atteggiamenti che sono inconsistenti, mi raccomando di non sprofondare nella negatività perché altrimenti l'alimentate. Per cui dovete cercare di persistere e di sintonizzarvi sulla vostra realtà interna. Tanto quella persona la riprendete. D'accordo? Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa vi dica. Voi potete cambiare il risultato, dovete avere fiducia, anche se quella persona si allontana, la potete riprendere. Abbiate fiducia e soprattutto ripetete spesse volte, ogni giorno, l'affermazione: io ho il potere di creare la mia realtà, io ho il potere di far innamorare, poi mettete il nome di questa persona. Io ho il potere di avere una relazione stabile con questa persona, ho il potere di attrarre una relazione d'amore con questa persona, io ho il potere, non ce l'ha nessun altro. Questo è quello che voi dovete capire. Non c'è un'entità esterna che vi vuole separare da qualcuno, non c'è. L'universo risponde semplicemente alle vostre vibrazioni. Per cui il potere è soltanto dentro di voi. Ripeto, quello che voi dovete fare è cambiare la storia interna. Tutto qua. Serve disciplina, serve persistenza, serve tanta determinazione, tanta forza, perché durante questo percorso ci saranno dei momenti in cui vorrete arrendervi, vorrete mollare ed andare con un'altra persona, perché molte volte è più semplice manifestare qualcuno di nuovo. Il motivo per cui succede è perché non c'è una storia pregressa con l'altra persona che magari vi ha fatto soffrire o ha causato dei problemi o comunque ci sono stati dei problemi perché poi ovviamente questi sono stati anche manifestati da voi. Occorre assumersi la responsabilità e non è una cosa negativa perché chi si assume la responsabilità riconosce anche di avere il potere. Inoltre, una cosa che suggerisco è che quando voi, ad esempio, dite io penso che questa persona sia instabile, per esempio, sostituite la parola penso con manifesto e dite io manifesto questa persona che è instabile. In quel momento voi vi fermate e dite no, io non voglio questo. Cioè, utilizzare la parola manifesto o manifestare vi farà capire di essere in potere e vi farà capire che cosa è che voi state facendo. Potete dire invece io manifesto questa persona e ci mettete il nome come stabile, come una persona responsabile, seria, fedele, come una persona che vuole avere una relazione che dura nel tempo, una relazione che funziona, vuole fare le cose serie, è una persona che mi ama, che mi rispetta, che è attratta da me, che vuole soltanto me, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il consiglio che vi do e poi vi farò altri video in cui vi darò ulteriori consigli. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!